Non abbiate paura. Desti! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo. Quest'oggi combattiamo per tutto ciò che ritenete caro su questa bella terra. Radio Notting Hill, prodotto dai giovani dell'Associazione San Giovanni Paolo II. Il podcast che si erge contro il relativismo, che si preoccupa di ribadire che le foglie sono verdi d'estate. Un aiuto contro la dittatura mediatica del mondo moderno, perché si sa, gli uomini di oggi sono dogmatici ma senza saperlo. Sono liberi ma si dimenticano facilmente del loro credo. In poche parole, questo dogma inconscio spesso fa diventare molti uomini schiavi del loro pregiudizio. Verità, verità, verità. Brigante. Bandito. Cafone. Ladrone. Rozzo. Sanguinario. Oggi più che mai appare doveroso ridare dignità a Giovanni Piccioni, che brigante non è mai stato. Durante l'Unità d'Italia, Giovanni Piccioni, strenuo difensore della Chiesa Cattolica, organizzatore e comandante del Corpo di Riserva Pontificio, impugnò le armi nella repressione dei moti liberali del 1831 e del 1849. Questo personaggio nacque in una piccola frazione del comune di Acquasanta Terme, San Gregorio, che oggi corrisponde al comune di Montecalvo. Nei primi anni della sua vita, la famiglia si trasferì a Casteltrosino, dove fu educato ai precetti della chiesa dal parroco del paesino. Raggiunta l'età matura, Giovanni giurò fedeltà al Papa ed entrò nel Corpo dei Centurioni, corpo militare di volontari a supporto dell'esercito papale, che entrava in funzione nei casi di necessità, dove presto divenne maggiore. All'età di 23 anni tornò a Montecalvo con sua moglie, dove si dedicò alla cura della terra. Qui Giovanni venne presto eletto priore del comune di Montecalvo, designato dalla curia vescovile, quindi uomo di fiducia dello Stato Pontificio, ma anche eletto dai suoi compaesani, che vedevano in lui il primo cittadino. Piccioni guidò le milizie papaline locali alla riconquista di Ascoli Piceno, passata ai rivoltosi dopo i moti insurrezionali del 1831, spinti dai venti massoni rivoluzionari che spirarono dall'Europa. Nel 1849 il Corpo di Riserva Pontificio si scontrò con i rivoltosi ascolani alle porte della città, riuscendo a ripristinare il governo pontificio. L'impresa ricompensò il comandante Piccioni con una medaglia e una modesta pensione di 3 scudi romani al mese, ma lui umilmente tornò a coltivare le sue terre. Ma la fede in Cristo e al Papa lo chiamarono presto in causa a difesa della sua terra in base ad dei neogiacobini piemontesi. Il suo esercito di volontari era piccolo e con pochi mezzi di fronte all'orda barbarica che arrivava dal Piemonte. Giovanni Piccioni, sapendo che agli uomini tocca la battaglia e a Dio la gloria, non esitò a tornare a servire la sua causa in nome dei nobili ideali che animarono sempre la sua vita. All'inizio ottenne qualche successo nei primi atti di guerriglia contro le truppe piemontesi. I nuovi invasori della sua terra usarono ogni mezzo per soffocare al più presto nel sangue quella che può considerarsi la prima forma di resistenza della storia italiana. Il terrore si diffuse tra la gente e diede i suoi frutti. I collegamenti tra le formazioni pontificie già difficili si interruppero e vennero a mancare rifornimenti. Non ci fu casa dell'Acqua Santa che non ebbe avuto morti ammazzati dalle truppe regge. Piccioni sciolse le compagnie. Chi voleva poteva tornare a casa. In molti, braccati e affamati, restarono alla macchia, come lui. Qualcuno riuscì anche a raggiungere Roma. I suoi figli fecero fini diverse. Giorgio rimase ucciso in un agguato tesogli dai piemontesi ad Acquasanta. Leopoldo venne arrestato a Roma e sconterà 25 anni di prigione. Gregorio, infine, morì segregato in un carcere in condizioni disumane in provincia di Savona. Il maggiore Piccioni riuscì a sfuggire alla cattura nonostante fosse designato come pericolo pubblico. Venne tradito e catturato in una trattoria vicino alla stazione di San Benedetto del Tronto. Alla fortezza di Ascoli affrontò un processo farsa con una sentenza già scritta, accusato di insurrezione e costituzione di banda armata. Fu condannato a pagare una multa di 1000 lire e a 16 anni di reclusione, che a 65 anni di età equivalevano ad un ergastolo. Lui, conscio che sarebbe morto dentro quella prigione, alla lettura della sentenza sbeffeggiò il giudice. Qualche anno farò in tempo a farmelo, gli altri dovrà farsi di lei al posto mio. Morì in carcere 5 anni dopo, nel 1868. Esempio per i nostri tempi, tempi mediocri di questa modernità sedata prevalentemente dal sistema mediatico che riesce ad incutere terrore nella popolazione.
La grande forza e determinazione di Giovanni Piccioni era fondata nella fede in Cristo e al servizio della Chiesa. Così aveva educato anche i suoi figli che si erano battuti per la stessa causa. Giovanni ha sacrificato la propria vita e quella di suoi tre figli solo ed esclusivamente per lo Stato Pontificio e per gli ideali più alti che esso rappresentava. L'integrità morale del priore di Montecalvo non è mai venuta meno. Quartier Generale di San Gregorio, 12 gennaio 1861. Soldati, nel mentre debbo rallegrarmi con voi per le vostre prudezze già operate contro il nemico e lodare il vostro sommo valore, sono costretto con grande dispiacere e rammarico per le lagnanze di molti buoni e legittimi fedeli al nostro sovrano Pio IX a rimproverarvi per le soverchierie e i disturbi che fate a questi patire. Ricordatevi che voi siete assoldati per difendere la religione di un Cristo. Egli è il vostro sommo padrone e primario condottiero, e che lungi dovete essere dalle ubriachezze, dalle bestemmie e da qualunque discorso maldicente e immodesto. Rispetto dovete avere per la Santa Chiesa e per i ministri di Dio, a pro dei quali dobbiamo esporre le nostre sostanze e le nostre vite. Coraggio! Mentre risorgeremo dalle nostre miserie, dimenticheremo le nostre sventure e, fiduciati nell'aiuto del sommo Dio, dell'Immacolata Concezione Maria Santissima e del nostro incleto protettore Sant'Emiddio, seguiteremo con maggiore forza, con maggiore valore, a battere il nostro nemico.